Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere alcuni acquisti e regali che ho ricevuto quando sono stata a Roma. Il regalo inaspettato che mi è stato fatto è stato da Manuela Rodriguez. Mi ha fatto mandare a casa i regali per il compleanno, che è stato ad aprile. Io sono tornata la prima settimana di maggio, quindi mi ha fatto trovare il pacco a casa. È stata veramente una matta perché mi ha regalato un rossetto di Yves Saint Laurent e anche la matita labbra abbinata, diciamo. Il rossetto è una cosa meravigliosa e lei, questa maledetta, è stato veramente un amore, lo sapeva che mi piaceva perché ne avevamo parlato sotto un suo video, ed è questo rossetto qui che è un colore fantastico perché è un rosso, però è quella punta di come posso dire, non è quel rosso sgargiante super, come si può dire, è un po' cupo, ecco, però è quella cupezza che secondo me è molto elegante, molto molto chic, ecco, insomma un colore stupendo veramente. E abbinata, vi dicevo, la matita per le labbra, che è anche questa stupenda, e è la numero 8. Ed è praticamente questa qui, bellissima veramente, cioè pure questo è stato inaspettato, cioè ho aperto il pacco che praticamente ero, cioè mi veniva da piangere, assolutamente. Lei è una ragazza fantastica, ha un canale qui su YouTube, ve lo lascio poi nell'info box, ma sicuramente la conoscete già, e veramente un regalo stupendo, io non saprò mai dirle grazie abbastanza. Mia sorella e il suo fidanzato mi hanno regalato un ciondolino di Pandora da mettere nel bracciale di Soufil. Insomma, mi è piaciuto un sacco, sanno appunto della, insomma, io sono molto appassionata di fotografia e in generale appunto di arti visive, diciamo, e quindi mi hanno regalato il ciondolino con la macchina fotografica, che è veramente bellissimo. E stessa cosa, un altro ciondolino di Pandora che mi è stato regalato appunto da una collega di mia mamma, questo qui con tutte le margheritine. Io adoro le margherite, mi piacciono tantissimo, uno dei miei fiori preferiti, e quindi anche questo l'ho apprezzato tantissimo. Altro regalo per il compleanno è arrivato dai genitori del mio fidanzato, che sono stati veramente, oddio, loro sono sempre, insomma, gentilissimi e carinissimi. Mi hanno mandato un regalo, era tutto dentro questa pochettina di appunto di Alviero Martini di Prima Classe, tra l'altro carinissima, io amo tantissimo insomma Prima Classe, mi piace proprio molto questa fantasia, ecco. E all'interno c'erano allora due candeline profumate, che sono queste qui, sono due tipo votivi. Questi io non li conoscevo, la marca è Hearth and Home e sono praticamente due profumazioni veramente veramente delicate ma buonissime. Una è profumo di lino e l'altro è morbido cotone, sono veramente buonissime. Credo che sia una marca nuova, è un prodotto made in UK se non sbaglio, penso che sia, sì, prodotto in Inghilterra. Non le ho ancora provate, ma sicuramente le proverò a breve, però per ora profumano veramente tantissimo. E poi cos'altro? All'interno c'era anche un pacchettino con un paio di orecchini, e mi hanno regalato, ora vi faccio vedere, queste due perle. Sono due perle per appunto al lobo. Io amo le perle, penso che siano in assoluto proprio gli orecchini più belli che si possano indossare. Sono adatti a tutte le occasioni, hanno proprio quel, non so, mi sanno proprio di bello, di elegante, insomma io le uso tantissimo. Queste sono molto belle e anche molto particolari perché sono bianche con un lieve riflesso sul beige color taupe, insomma sono veramente bellissime. E come se non bastasse, questo però ce lo zampino anche del mio fidanzato, perché allora vi spiego, è uscito un rossetto di MAC in edizione limitata quando io ero qui, insomma quando ero qui, sono sempre stata qua, qui non sono riuscita a trovarlo, in Italia meno che zero. E insomma, parlando con lui mi ha detto, dice, vabbè, senti, ora magari provo a cercare qui. Gli ho detto, vabbè, si cerca, però tanto, cioè, già lo so che non lo trovi. In realtà l'ho trovato, non mi ha detto niente, e appunto me l'ha fatto trovare insieme al regalo con appunto dei suoi genitori. Si tratta di un rossetto satin, il nome è Hollywood Cherise. Io questo l'avevo visto da Simona, Miss Penny 09, ero veramente rimasta wow,
Cioè, in realtà, tipo, l'avevo già visto dalle anticipazioni, sapete, tipo i blog americani che già c'hanno tutto quelli, insomma, se cerchi qualcosa, quelli già c'hanno Swatch e quant'altro. E poi, vabbè, visto indosso a lei, che ovviamente, vabbè, lei sta bene tutto, si può dire che praticamente questo era, insomma, stupendo. È un colore fantastico, un fucsia con una punta di violaceo dentro ed è meraviglioso, ha una durata estrema sulle labbra, è fantastico, veramente sono stata felicissima, quindi grazie anche appunto a mia fidanzata e alla sua famiglia che mi hanno fatto questo regalo così bello. Poi cos'altro? No, mi sa basta, come regali siamo, diciamo, siamo a posto. Shopping, parliamo di shopping, che cosa ho acquistato io a Roma. Vi dicevo, sono stata 2 giorni, quindi pochissimo, ho fatto giusto un giro appunto in un centro commerciale dove ho trovato più o meno tutto e basta, poi non ho guardato altro. Sono stata alla Perlier, cioè mi trovavo a Euroma 2, centro commerciale, e alla Perlier c'era un'offerta molto interessante che era il 3x2 sulle mini taglie. Io volevo tantissimo portarmi via un'acqua profumata della Perlier perché mi piacciono un sacco, trovo che siano molto buone, molto non hanno questa durata eccelsa, però insomma secondo me per quello che costano erano, insomma, si poteva fare, insomma. E c'era appunto il 3x2 sulle mini size, quindi ho detto ok, ne approfitto adesso. In realtà quelle che vi farò vedere sono soltanto due, perché la terza l'aveva scelta mia mamma e quindi se l'è tenuta lei poi. E allora, cosa ho preso? Ho preso quest'acqua profumata alla anemone del Giappone, lilla, tra l'altro bellissima la confezione, profumo incantevole, veramente buonissimo. E poi volevo prendere anche la stessa acqua profumata al muschio bianco, però facendo poi il giro del negozio mi sono accorta che c'erano anche proprio l'eau de toilette, credo sia questo. Sì, credo che sia proprio l'eau de toilette, l'ho trovato, era sempre compreso nella promozione. Questi sono 30 ml, questi qui invece sono 50 ml, ho detto vabbè, di questo provo proprio il profumino. Anche questo buonissimo, io amo il muschio bianco e insomma non vedo l'ora di provarli, così vi farò sapere un po' la tenuta di questi profumi. Che altro poi? Ho trovato finalmente, questo lo desideravo tantissimo, l'avevo visto da Martina, Little Snake 90, qui mando un bacio grande, l'aveva comprato, io da lì ho detto oh mio Dio, lo voglio anche io, è il dentifricio alla liquirizia. Qui non si trova questa marca, insomma io non l'ho mai vista, quindi quando l'ho vista appunto lì a Roma ho fatto ok, basta, lo prendo. Prezzo un po' alto perché per un dentifricio mini, perché credo che siano 25 ml, figuriamoci, è costato 1,99 euro, quindi secondo me un botto veramente, però dico vabbè, è alla liquirizia, altre marche non lo fanno alla liquirizia e quindi ho detto vabbè, lo provo, vediamo com'è. È così piccolo, lo proverò, io sono una liquirizia dipendente, veramente mi piace da morire la liquirizia, credo che tra tutte, non so, caramelle, caramelline, io vado sempre, ricasco sulla liquirizia perché mi piace da morire. Poi cosa ho fatto? Sono andata, ovviamente stavo a Roma 2, hanno aperto Wycon, io ero, quando sono partita da qui era mia intenzione andare da Wycon per provare le tinte, favolose tinte, quindi sono andata anche da Wycon e ho preso due delle tinte famosissime, eccole qui. Le ho prese perché quando erano uscite con la collezione, erano uscite con una collezione limitata, poi queste tinte sono andate tipo a ruba, non si sono più trovate. In quel periodo poi io ero qui a Roma, qui a Berlino, quindi non avevo proprio la possibilità materiale di acquistarle. E quindi ci sono tornata e ho visto che erano entrate in linea permanente, quindi ne ho prese due, una la indosso anche oggi. Ho preso la numero 08 e la numero 11, quella che ho indosso è la 11, la lampone, che ha un colore bellissimo. Tra l'altro poi uscendo dal negozio mi sono resa conto che ho preso due colori molto simili, ma anche molto diversi, ora ve li faccio vedere. La numero 08 invece è la color sangria. Allora, questi sono i due colori. Cioè, ditemi. E il bello che tipo sono stata lì 2 ore a sguacciarli tutti, alla fine cioè differenze proprio, non lo so, minima. Cioè non lo so neanche se sono differenti veramente. Cioè forse sì, questa è leggermente più chiara, ma cioè
rendiamoci conto, ma perché io casco sempre su questi colori. E niente, quindi questa qui è la lampone, che ho quella, che è quella che ho su, e quest'altra invece è la sangria, che è leggermente più mattonata, più rossastra rispetto a questa, che è un po' più fucsia. Però in realtà c'è, cioè, tipo, la differenza è veramente minima. Però vabbè, insomma, le ho volute provare. Tra l'altro sono rimasta sbalordita da queste tinte, cioè ora capisco perché tutte quante dicevano wow le tinte di Wycon, cioè favolosa Wycon, queste tinte sono fenomenali veramente. Non ho nessun prodotto di make up che ha questa tenuta e questo risultato, quindi fantastiche. Ok, dolces in fondo. Sono andata da Sephora, cioè vi direte voi, oddio, è andata da Sephora? Sì, sono andata da Sephora. Chi non, magari non mi segue da tanto non può sapere, giustamente, perché io a Sephora, io odio Sephora, cioè partiamo da questo presupposto. Vabbè, non è che odio Sephora, in realtà non mi piace molto la politica aziendale che hanno, e quindi semplicemente io non acquistavo da Sephora, cioè quello che desideravo, che rivendeva solo Sephora, piuttosto che andare da Sephora lo andavo a comprare online. E vabbè, insomma, però ero lì, ero felice che ero tornata in Italia, sono andata da Sephora. Ho fatto un piccolo acquisto, anche perché mi era arrivato un messaggio sul cellulare che avevo il 20% di sconto. Cosa ho preso? Allora, ho preso innanzitutto questa, che è la mini taglia della Cipria HD di Make Up Forever. Questa la volevo provare da un sacco di tempo, però sinceramente non mi prendeva un po' male, detta proprio tra di noi, comprare una cipria da 40 euro tutta insieme senza averla provata. Questa qui ce n'è veramente un sacco, perché sono 5 grammi, e quindi, insomma, poi sapete, di cipria ce ne va veramente un velo, quindi mi durerà un sacco. E a prezzo pieno costa 14 euro, avevo il 20% di sconto, quindi l'ho pagata un po' meno, e quindi, insomma, in questo caso ci poteva stare. E poi l'altra cosa che ho preso, anche di questa ne avevo sentito parlare un sacco, è una tinta di Sephora, una di quelle tinte per labbra, le chiamano proprio inchiostro per labbra. Questa fa parte della linea Naturals, credo, che sono lì sull'espositore c'era scritto che erano delle novità. Io ho preso la numero 19 Peony, perché ho pensato a un colore da utilizzare tutti i giorni per andare la mattina in ufficio, cioè una cosa non troppo sgargiante, che avesse comunque una buona tenuta e che quindi potesse, insomma, lasciarmi comunque le labbra un po' colorate, anche se, insomma, stando lì tante ore, insomma, una cosa a lunga tenuta, ecco. Però appunto aveva questo colore, è bellissimo perché è un colore molto naturale, molto bello, proprio il color peonia che io amo, mi piace tantissimo, soprattutto sulle labbra. Però purtroppo non ha una grandissima tenuta, lascia sì un velo di colore, ma è probabilmente, forse perché è questo colore che è troppo chiaro, non lo so, non regge tantissimo. Lascia le labbra anche un pochetto appiccicaticce. Però insomma non è male, ecco. Con questa qui, anche con lo sconto, la devo aver pagata circa una decina di euro. Tutti e due i prodotti ho pagato tipo 20 euro e mezzo, una roba così. Ok, ovviamente campioncini zero, perché non hanno mai campioncini gli amici di Sephora. E quindi niente, sono ricascata da Sephora, però ovviamente anche in questo caso sempre con l'amaro in bocca, perché comunque non stanno molto dietro al cliente, non mi sembra gliene freghi molto, non danno campioncini, non tendono a fidelizzare, diciamo, troppo il cliente. Però vabbè, chi se ne frega, tanto qui Sephora non c'è, chissà quando ce ne andrò, e vabbè, basta. E quindi niente, quindi questo era tutto. Io spero tanto che questo video haul di chiacchiere soprattutto vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate delle cose che ho acquistato, se ho preso delle sole, magari, non lo so. Fatemi sapere se utilizzate questi prodotti, se già li avete. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.